Se vunti gas trendy in tre macchinas, non ci fanno più prendere il pullman. Il che il pullman è un grande contenitore di umanità. Una volta nel pullman ci si poteva anche sbizzarrire. Per esempio, il più grande frastimmo che si usa a dire nella mia zona è a chi renghi su un arrori vintao a pizza su pullman numero uno in Sistari. Perché si dicono queste cose? Perché nel pullman numero uno in estate c'è sempre una signora grassa a grassa. La sbiarvivuro, beh, una signora grassa a grassa. Tottus manigara, susurori che di gala la degnoi, apprendissole. Ma uno dice, ma mischina, c'ha il prendissole e smanigara, ma la cosa peggiore che può fare questa signora è che sollevare un braccio. Un frago devi più morto de su Guatemala che imperversa su tutto il pullman. E se voi ci fate caso, c'è sempre un omineddo, un bascitetto d'archiao che gli arriva giusto alla scena. Che lo vedete che comincia a dire, ah, oh signora, vabbè, scena, abbasci di questo sipario, vabbè, scena. Ita è questo sipario, abbasci il sipario per cortesia, vota mi stare inquinendi. Tocca inquinendi, o carroni scagaus. Ho detto di abbasciare il sipario, signora, faccia la cortesia, a me è questo frago di bambino morto del Guatemala che mi sta uccidendo. Ma la chi non è frago di pipì morto del Guatemala, questo è profumo. Profumo, è da profumo, è profumo settennani si chiama, settennani. E allora signora, controlli dentro la bottiglietta, vota ci dite presi, calcolo un morto del nanni. Questa, no, l'applauso se lo fate fatelo, così me lo lascio. Grazie. Ma mica esiste soltanto la signora che fraga di ascelle. Sopra il pullman, e qui le signorine in discinti calcolo una cosa, c'è anche sul malario. Quello che si appoggia nel suo deve scendere, signore, si appoggia. Io ho visto una signora mischina che non divoriera brusso, che dopo 5 minuti di questo puntellamento ricomincia, e basta, basta! Occhio fanno, tu sei smesso ora con questo malore duburisci! Io, signore, lui, mezz'ora con questa cosa, ne manco un direnesi! Ma io, signore, lui! Ma guardi che io non mi permetterei mai. Ah, non ti permetteresti mai? No! Pensa a spostare, proprio no, un altro. Il signore mischino se ne va davanti e si mette a parlare con l'autista. Ma dimmelo tu, quella signora. Quella signora mi ha fatto una vergogna. Cos'hai? Ci tiri, mi ha detto, mi ha, da malato mi ha preso, da malato mi ha lasciato. Chi è? Quella lì? Scusa, l'autista. Quella lì è la più grande prostituta di tutta la Sardegna. Davvero? Quella lì se tu la vedi si mette stasera in via a Roma, si pone in una parrucca bionda e si mette dentro un'alfetta e indica 3.000 francos. Adiaci, para tavolo. E lui era puntuale, di sera ha visto l'alfetta, la signora con la parrucca bionda si ferma, quanto? 3.000, vieni, sali con me, cappuccetto rosso, beh, arzia. Vanno in una località appartata e si mettono a fare quello che stavano facendo. E lui quando era impegnato, non si può dire quello che stavano facendo. E lui quando era impegnato a fare le cose, chi vuole scinta a posa altro spu a da sfa, e mica scinta i gus. Quando era impegnato da nanà, eia, ita eia, che se sono vippio, precoce. Quando era impegnato da nanà, brutta disgraziata, tu ci schinise o devo? E sa, no, chi ne sessi? Deo su gusto che si sbregungio, a intressa, a ingunisi e a pizze su vulma, eh? E te ricreschi, sei pure se rimoni se sa parrucca bionda che non appare con noto. Tu sei quella che mi ha svergognata a me stamattina. E tu scio, eh? Lo sai chi sono io? Sono quello che mi ha svergognato stamattina. L'ho capito. Questa senti poca sa parrucca. E deo su autista de su vulma.